Un estratto dal libro Archeologia Biblica, scritto da Massimo Lombardo e pubblicato da Network Nuova Civiltà Edizioni. Sul monte Tendurek, 20 km più a sud del monte Ararat, è stata trovata una formazione rocciosa che assomiglia ad una nave e gli studiosi che hanno visitato il luogo hanno fatto delle scoperte molto interessanti. Nella Genesi, al capitolo 8, nel verso 7, è scritto che Noè, dopo il diluvio e la fine delle grandi piogge, mandò un corvo per vedere se le acque erano scese, quindi se era visibile della terraferma. Vicino alla zona della formazione rocciosa, individuata dai ricercatori Ron Wyatt e Dave Fasol, c'è un villaggio che ha nel nome, tradotto in italiano, le parole "Il corvo non tornerà", ed inoltre ci sono altre località con nomi particolari che richiamano la storia dell'Arca di Noè, come ad esempio la Valle degli Otto, dove i remi furono capovolti per fare un sacrificio e da dove uscirono gli eroi. Nel 1977 Ron Wyatt, insieme ad altri colleghi, effettuò un sopralluogo sul monte Tendurek, accanto a queste formazioni rocciose. Non si poteva scavare in profondità, le autorità non lo avevano permesso, così come non lo permetteva la situazione morfologica del terreno e non vi era una traccia visibile di una struttura che riconducesse all'arca. Uno dei presenti di fede cristiana chiese agli altri della spedizione di pregare affinché il Signore generasse un terremoto per poter vedere se c'erano delle strutture sotto il terreno. Ed il 25 novembre del 1978, alle 10:57, ci fu un forte terremoto nella zona. Molto strano, al punto da essere riportato nella famosa enciclopedia New Red House Turkish English, uscita nel 1984. Alla pagina 787 di questa enciclopedia è scritta la storia di questo terremoto. Gli abitanti del luogo uscirono tutti dalle loro case alle 10:50 circa, perché il cielo era diventato d'argento e qualcosa di opprimente si avvertiva nell'aria. Qualche minuto dopo avvenne il terremoto. Nessuno degli abitanti fu ucciso, nessuna delle loro case subì dei danni. Crollò soltanto il terreno intorno alla struttura a forma di barca. L'enciclopedia parla di un mu'cize, miracolo, di un fatto sovrannaturale, straordinario. Quel terremoto fece sprofondare così un terreno da coltivazione di uno dei contadini che vivevano in quella zona e permise di lasciare libere le fiancate di questo oggetto a forma di nave. A seguito di ciò si scoprì che le fiancate erano percorse da disegni armonici, con fasce più chiare e fasce più scure. Le fasce più chiare, ed anche quelle più scure, in seguito a degli studi ben accurati, contenevano del legno fossilizzato. Infatti i ricercatori presero del materiale all'interno delle fasce chiare e delle fasce scure e venne poi certificato che quel materiale preso all'interno delle fasce chiare era composto da carbonio organico, 4,95%, mentre nelle fasce più scure c'era l'1,88% di carbonio, quindi in pratica del legno fossilizzato. Nel 1985 si fecero vari altri sondaggi con il metal detector a frequenza molecolare e furono trovate diverse tracce di ferro su questa formazione rocciosa, ma anche in questo caso ad intervalli regolari di 30-40 cm l'uno dall'altro. Queste tracce di ferro si rivelarono in seguito essere alla congiunzione di altre strutture di travi longitudinali e trasversali, che in quei punti precisi erano tenuti insieme da elementi di ferro. Le linee, poi marcate con del nastro adesivo, disegnavano 9 scomparti, e tornando agli antichi resoconti provenienti dai babilonesi, noi sappiamo che anche la nave da loro trovata aveva 9 scomparti. Nel 1986 si fecero scansioni in profondità ed il radar diede lo stesso disegno avuto in superficie con il metal detector. Uno scheletro armonico e compatto che dovrebbe quindi essere quello di una nave, visto che quelle strutture si sono rivelate essere di legno fossilizzato. Le scansioni laterali rivelarono che le travi scendevano fino al pavimento. Uno scavo venne effettuato dinanzi alla presenza del governatore della provincia di Agrihad, il dottor Serek Evinci, di giornalisti e varie personalità turche, sotto gli occhi delle telecamere, che realizzarono quindi un filmato ufficiale. L'operazione durò circa 40 minuti e venne estratto un frammento ad 1 metro di profondità, certificando così che all'interno di questo strano oggetto, che sembrava del legno fossilizzato, c'era una presenza di carbonio organico, così come una presenza di ferro al 13%. L'esame approfondito rivelò che si trattava di fibre di legno con venature visibili, estratti di resina tra un pannello ed un altro. In pratica era una costruzione simile al nostro multistrato tenuto insieme da una resina sconosciuta e molto antica. Chi ha costruito questo manufatto aveva delle conoscenze tecniche molto elevate. Nel 1991, alla presenza di 26 testimoni, Ron Wyatt trovò anche un chiodo, ormai fossilizzato. Si trattava di lega di alluminio, di titanio e di ferro. Trovò anche dei ribattini e delle aste di ferro che avrebbero dovuto tenere insieme diversi travi trasversali e longitudinali di questo imponente e straordinario vascello. Queste 4 aste di ferro sono ben conservate ancora oggi nelle stanze del Ministero delle Miniere in Turchia. Circa 17 anni fa è stata poi scoperta una grossa pietra dopo uno scavo nella formazione rocciosa, ed è questa la cosa più interessante, tuttora misteriosa, perché la pietra, che è ricoperta da scritture sconosciute, è sotto esame da parte degli studiosi che stanno cercando di capire cosa è scritto, cosa ci ha voluto tramandare chi ha lasciato questa pietra incastonata in questo grande vascello. I turchi, a differenza del sito tradizionale dell'Ararat sul monte Tendurek, accanto a questa formazione rocciosa, 20 km più a sud del monte Ararat, hanno costruito un piccolo museo per turisti. All'interno dello stesso sito archeologico sono stati ritrovati dei reperti fossilizzati di animali ed a poca distanza è stato trovato un cimitero con tombe che avrebbero potuto ospitare esseri umani alti circa 4 metri. In Genesi è scritto che prima del diluvio sulla terra vi erano dei giganti, e ci furono anche dopo questo grande cataclisma. Probabilmente i sopravvissuti al diluvio, all'interno di questa grande arca, hanno realizzato il loro cimitero di giganti. In un altro reperto interessante, un pezzo di legno rinvenuto sempre nella stessa zona, le analisi hanno poi rivelato di essere ricoperto di pece. Se consultiamo la Bibbia, nel versetto in cui il Creatore consiglia a Noè di costruire un'arca, è scritto: «Fatti un'arca di legno di gofer, falla a stanze, e spalmala di pece, di dentro e di fuori, per poter in questo modo impermeabilizzare lo scafo». Genesi capitolo 6, verso 14. Un estratto dal libro Archeologia Biblica, scritto da Massimo Lombardo e pubblicato da Network Nuova Civiltà Edizioni.